un'altra pessima notizia per il principe Harry, sconvolto dal dolore. Ecco che cosa gli è successo veramente. Continua a far parlare di lui il principe Harry, sempre al centro di nuovi scandali e pesanti critiche. Dopo la pubblicazione dell'autobiografia Spare e il trasferimento negli Stati Uniti insieme alla moglie Meghan Markle e ai figli Archie e Lilibet, il secondogenito del re non ha fatto altro che alimentare le polemiche nei suoi confronti. Nemmeno la malattia del padre e di Kate Middleton è servita ad attenuare le tensioni ed oggi i rapporti fra lui e la famiglia reale restano ancora tutt'altro che distesi. A tal proposito, Harry qualche tempo fa è tornato a parlare di un evento che l'ha letteralmente sconvolto e che gli ha causato un grande dolore. Principe Harry. Parole da brividi. Il dolore che l'ha letteralmente sconvolto. Nel suo rapporto conflittuale con il resto della famiglia, c'è un evento che ha causato un grave dolore al principe Harry. Un dettaglio spesso sottovalutato, ma che in realtà l'ha letteralmente sconvolto. A parlarne è stato lui stesso all'interno della sua autobiografia Spare. Ebbene, secondo quanto riportato nel libro e confermato anche da alcune fonti vicine a Palazzo, il principe Harry avrebbe sofferto moltissimo per lo sfratto da Frogmore Cottage, la sua ex residenza reale al castello di Windsor. Lì i duchi di Sussex hanno vissuto finché hanno fatto parte ufficialmente della Royal Family. Harry e la moglie Meghan Markle hanno ricevuto in dono la proprietà nel 2019 dalla regina Elisabetta II. Tuttavia la coppia ha lasciato la residenza nel 2020, quando ha deciso di prendere le distanze dalla famiglia e di trasferirsi in seguito negli Stati Uniti. Una volta, questa sarebbe stata la mia casa per sempre, ha scritto Harry fra le pagine della sua autobiografia, riferendosi proprio a Frogmore Cottage. Invece si era rivelata solo un'altra breve sosta, a marzo 2023. Una fonte ha inoltre rivelato a The Standard che Re Carlo aveva chiesto al figlio e alla nuora di lasciare Frogmore Cottage. I Sussex non affittano più Frogmore Cottage. Quel privilegio è stato rimosso. Per loro è finita nel Regno Unito. Se vogliono una residenza nel Regno Unito, dovranno comprarne una privatamente. Ad ogni modo, solo a giugno 2023 Meghan e Harry hanno restituito le chiavi della residenza e il personale di corte ha provveduto a spedire i beni rimanenti in California. Possiamo confermare che il duca e la duchessa del Sussex hanno lasciato Frogmore Cottage. Ha confermato all'epoca il cortigiano Sir Michael Stevens. Un'altra fonte ha detto che Carlo avrebbe dichiarato che voleva che i duchi di Sussex lasciassero Frogmore Cottage per permettere a qualcun altro di trasferirsi nella proprietà, riferendosi molto probabilmente al fratello Andrea o alla principessa Eugenia, che alla fine si è però trasferita presso un'altra residenza reale. Ciò che è certo è che l'episodio ha generato in Harry una profonda ferita, rimasta tuttora aperta.